Manifestazione dell'Unione Sindacale di Base a Lamezia Terme di fronte alla stazione. Uno sciopero per la stabilizzazione e la nazionalizzazione dei tanti precari calabresi che ha l'obiettivo di ripubblicizzare tutte le aziende strategiche e i servizi pubblici privatizzati. Tirocinanti, LSU, LPU regionali, stagionali, precari sono scesi quindi in piazza. L'unica richiesta dell'USB è quella dell'apertura del tavolo nazionale alla luce delle richieste ai vari ministri e delle enunciazioni del governo di 500.000 posti di lavoro. Questa è una manifestazione che rappresenta tutti i precari della Calabria, perché ormai il precariato in Calabria ha raggiunto dei livelli insostenibili. Io stesso faccio parte dei lavoratori stagionali e non abbiamo neanche un contratto equivalente a quello del lavoro a tempo determinato, e vogliamo una lotta al lavoro nero, una estensione della NASPI per i mesi non estivi. Vogliamo la stabilizzazione dei precari della sanità pubblica, che dopo essere stati chiamati eroi sono costretti ad avere contratti a tempo determinato. Vogliamo l'internalizzazione di tutti i servizi, anche della pubblica amministrazione, come la raccolta rifiuti, perché i lavoratori non riescono a ricevere degli emolumenti in tempo dalle aziende private che li assumono. Vogliamo in generale una lotta delle assunzioni pubbliche per avere un lavoro dignitoso e stabile nel sud. Per questo abbiamo deciso di fare quest'atto di forza, per chiedere un tavolo con il governo e discutere direttamente, sorpassando la regione e tutti gli scaricabarile locali.